Quarto appuntamento stagionale per il TCR Italy e TCR DSG al circuito del Mugello. In Toscana si arriva con oltre 30 piloti pronti ad insidiare la leadership di Salvatore Tavano, determinato invece a mettere un'ipoteca sul titolo. Proprio l'attuale detentore del primato di classifica vede la sua Cupra Leon Competition della scuderia del Girasole appesantita di 40 kg per il peso di compensazione ed arriva in pista preparato ad affrontare la sua prova più dura. Già in qualifica sembra sovvertire i pronostici mantenendosi tra i più veloci, è però beffato dall'elantra del team Target e Competition con Nils Lagenfeld che segna il miglior tempo proprio allo scadere della sessione, trascinandosi anche la Hyundai i30 del compagno di squadra Cesare Brusa in scia. In gara si scatta quindi con una prima fila tutta Target. Allo start Lagenfeld è insidiato dal pilota siracusano sin dalle primissime battute, ma riesce a scappare davanti e costruire gap, arrivando ad ottenere un vastissimo margine. Solo l'imperfezione può fermare l'imprendibile olandese. Arriva troppo lungo in curva, mette le ruote in ghiaia e fora. Brusa invece sporca la partenza e perde la P2, trovandosi a dover resistere alla pressione di Kevin Ceccon. A lungo respinge gli assalti dell'Elantra con la livrea di Aggressive Team Italia, deve poi cedere all'uscita della scarperia, ritrovandosi dunque a lottare con la Hyundai i30 di Michele Imberti. Proprio il bergamasco Ceccon, terzo nella classifica assoluta di campionato, deve dare il tutto per tutto in gara per mantenere vive le sue ambizioni al tricolore e non risparmia lo spettacolo. Inanella sorpassi veloci e la battaglia con Denis Babuini infiamma la pista già bollente per il clima estivo. L'Elantra di Ceccon si infila due volte sull'Audi RS3 LMS TCR del Veneto, entrambe con contatti duri che gli valgono post gara la penalità di 10 secondi. Questa decisione gli costerà il podio, chiudendo in P5. Nulla da fare per Babuini, che chiuderà quarto a causa dell'infilata di Imberti. Terzo, che approfitta della bagarre tra i due piloti ed ottiene un altro podio assoluto, coltivando il trend positivo degli ultimi round. Brusa, ritrovato il passo, chiuderà terzo sulla bandiera a scacchi, passando poi secondo nella classifica finale di gara 1. Ottima la performance in gara di Francesca Raffaele su Hyundai i30N di Target Competition, che nonostante la partenza arretrata arriva a chiudere ottava, ottenendo il miglior risultato stagionale dopo le sfortune di Misano. Nella gara del DSG arriva il primo sigillo di stagione per Steven Giacon su Audi di Technodom Sport. Il leader di classifica Mauro Trentin, stessa vettura con i colori di Elite Motorsport, è sul secondo gradino, mentre si piazza terza la Cupra di Giorgio Fantilli. Ci siamo potuti concentrare soprattutto sul consumo degli pneumatici, sapevamo che quello sarebbe stato un punto cruciale, al di là della posizione di partenza che comunque è sempre importante, ma abbiamo lavorato e ci siamo concentrati tanto sul consumo del grado gomma. Ancora nei due turni libere abbiamo ritoccato gli ultimi dettagli legati appunto alle temperature che abbiamo trovato in questo weekend. Devo dire che la tentazione è stata grande nel seguire l'Handweg i primi giri, ma ho ragionato, sapevo che dell'aria pulita mi avrebbe fatto solo che bene per le temperature del motore ma anche degli pneumatici, e sapevo anche che l'avevamo già provato, ripeto, settimana scorsa, che quell'andatura non mi avrebbe portato in fondo. Ho cercato di usare la testa il più possibile perché dietro di me c'erano personaggi di spessore, insomma, gente che è abituato a questi tipo di risultati e quindi era molto difficile. Le temperature erano altissime, quindi abbiamo iniziato a soffrire dal metà gara in poi, ma penso che era una cosa che valeva per tutti, insomma. Però sono contento, insomma, si poteva fare di più, però va bene, un'ottima gara. Sì, siamo partiti malissimo con le qualifiche, con un P20, non so cosa sia successo, la macchina era a posto, è stato più un mio problema, e partendo così indietro è tosta fare queste gare, soprattutto con questo caldo, ma sono comunque felicissima perché è appunto il miglior risultato finora. Gara 2, domenica, vede partire davanti il giovanissimo di MM Motorsport Carlo Tamburini su Honda Civic, già vincitore di una gara in questa stagione, pilota rivelazione del TCR Italy 2022. Tamburini è subito costretto a difendersi dagli attacchi di Babuin, che si porta in testa alla corsa con un sorpasso alla Bucine. Terzo per la prima parte della gara è Damiano Reduzzi su Hyundai Elantra, inseguito da Tavano e Lagenfeld.
Chacón paga lo scotto in termini di grip e velocità rispetto ai piloti con gomma nuova, perdendo posizioni nelle prime battute. Si trova a lottare nel gruppo finché lo scorrere della gara non appare allo svantaggio. Tavano gioca ancora di grande intelligenza e fa sfilare Lagerbrand e Chacón, mentre Tamburini è passato da Reduzzi prima di trovarsi sotto gli assalti dell'olandese. Il pupillo della MM Driver Academy resiste il più possibile. Chiude gli spazi e Lagerbrand alla San Donato, ma viene passato in staccata dalla Hyundai, che sembra avere più brio sui saliscendi del Mugello. Tamburini scivolerà ancora più indietro, poi arrivando a chiudere nono. Nelle fasi finali si delinea un podio con un velocissimo Babu in davanti, quindi Lagerbrand, Chacón e Tavano quarto. Poi il colpo di scena. Un rallentamento improvviso di Babuin consente ai due inseguitori di passare. Il pilota veneto è in incertezza sulle segnalazioni dei commissari ed alza il piede pensando all'ingresso di una safety car sulla doppia gialla. Lagerbrand ringrazia e porta a casa la seconda vittoria di stagione. Chacón taglia la linea del traguardo secondo, ma è ancora penalizzato per un contatto con Reduzzi e retrocede in ottava piazza. La classifica, con le penalità applicate ancora subiudice, vede quindi in P2 Babuin e terzo Tavano. P4 per Brusa, seguito da Ettore Carminati, autore di un'ottima gara sulla sua Hyundai 30N TCR. Porta a casa punti nel weekend toscano, sopperendo anche all'assenza del compagno di squadra Michele Imberti, ritirato nelle prime fasi di gara 2 in seguito ad un contatto con la Hyundai Elantra di BF Motorsport, condotta da Matteo Poloni. Non manca lo spettacolo neppure tra le DSG. L'Audi di Rodolfo Massaro conduce inizialmente con dietro la Cupra di Di Mare, inseguita dall'Audi di Chacón. Di Mare passa sullo sporco a Scarperia, ma riesce a resistere agli assalti dell'inseguitore. Poi cede e Chacón lo passa. Nell'inseguimento alla P1 un contatto con Massaro manda quest'ultimo in ghiaia. E doppietta per Chacón, seguito sul podio da Di Mare e Trentin. Adesso la pausa estiva, prima di ritrovarsi nuovamente a settembre per l'epilogo della stagione, con il ritorno sul circuito del Santerno nel primo weekend del mese, prima del gran finale a Vallelunga appena 2 settimane dopo. Sì, siamo tornati alla grande. Ieri è stato un peccato forare. Dovevamo vincere entrambe le gare per quanto siamo veloci. Questa è la nostra pista, è perfetta per la Lantra. Questa gara è stata semplicemente perfetta, da manuale. Un bello start, una bella gara, belle battaglie, molto corrette, bei sorpassi. Penso che sia piaciuta a tutti, certamente anche a me. Finalmente abbiamo trovato la quadra, abbiamo trovato anche un po' di fortuna, perché abbiamo avuto un po' dei weekend sfortunati tra motori, un po' di problemi e contatti, però siamo riusciti finalmente a fare quello che volevamo fare dall'inizio dell'anno.